Dopo una lunga serie di scosse minori che avevano messo in allarme la popolazione dalla sera prima, alle 4.36 del 9 dicembre un violento terremoto di magnitudo 4.5 ha attraversato il sottosuolo del Mugello a 9 km di profondità, con epicentro fra Scarperia San Piero e Barberino, le due località che hanno poi subito i danni maggiori. Non ci sono state vittime né feriti, ma migliaia di persone si sono riversate in strada, in preda all'antico incubo della terra che trema. Pochi minuti dopo è iniziata la mobilitazione di sindaci, protezione civile, vigili del fuoco, volontariato per fronteggiare l'emergenza, mentre la scia sismica continuava. In 24 ore sarebbero state registrate più di 120 scosse. Per prima cosa è stata disposta la chiusura delle scuole a Barberino, Scarperia, Vicchio, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Palazzuolo, Marradi e Firenzuola. Poi all'alba sono iniziate le ispezioni sugli edifici pubblici e privati, sulle strade, i ponti, la diga di Bilancino, mentre davanti a un presidio dei pompieri i cittadini si mettevano in fila per segnalare crepe nelle abitazioni e intonaci caduti. Il municipio di Barberino è stato dichiarato inagibile, così come la chiesa di San Silvestro e la stazione dei carabinieri forestali. Poche ore dopo il sisma si è tenuto il primo vertice fra il presidente della regione toscana Enrico Rossi, i sindaci, il prefetto Laura Lega. La situazione è di paura prevalentemente, poi ci sono segnalazioni, ci hanno detto qualche decina i vigili del fuoco per alcune case dove ci sono stati crepe nei muri, insomma, cittadini particolarmente preoccupati, si stanno facendo. La decisione che è stata presa con il consenso di tutti è innanzitutto completare l'allestimento della palestra qui a Barberino, e poi dopo per una settantina di posti, e poi dopo cominciare la costruzione di un campo di tende nella zona della protezione civile individuata vicino al lago per qualche centinaio di persone. Ci sono delle richieste a proposito per dormire fuori stanotte? Diciamo, la gente ha passato una brutta nottata. Se dovessero ripetersi il caso di altre scosse, è evidente che bisogna poter offrire un'alternativa. Con tre squadre, le verifiche su tutti i ponti della viabilità provinciale, che è quella più articolata qui nel Mugello, oltre che sui viadotti della Fipilli, la situazione è normale, non ci sono condizioni di rischio, di pericolo per chiudere ponti. Per quanto riguarda il resto della viabilità, saranno i comuni con il supporto della regione che faranno il lavoro di controllo. Tra poche ore attiveremo un numero di telefono dedicato che potrà essere utilizzato da tutte le famiglie, le persone che vogliono informazioni anche in merito alla eventuale necessità di lasciare le abitazioni o per sapere quando poter rientrare se sono già fuori. Stiamo lavorando con la regione e con la prefettura perché tutto sia assolutamente seguito con la massima attenzione. Il numero verde per le informazioni sul terremoto 055 2761 444 è stato poi attivato presso la sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana, mentre il sindaco di Barberino Giampiero Mongatti ordinava l'evacuazione in via precauzionale di una zona rossa nella parte più antica del paese, risultata la più lesionata. 236 persone hanno quindi dovuto lasciare subito le loro case dichiarate inagibili e trovare ospitalità presso parenti o amici o nei centri di accoglienza della protezione civile allestiti nella palestra della scuola media presso l'autodromo del Mugello e a Scarperia. Il presidente della Regione Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e inoltrato la richiesta per il riconoscimento di quella nazionale. Nei giorni successivi, il protrarsi delle scosse avrebbe portato a 600 il numero di cittadini che hanno preferito dormire nei centri di accoglienza piuttosto che in casa. E sono proseguiti per giorni e giorni i controlli dei vigili del fuoco sulla staticità degli edifici. Fra gli immobili lesionati ci sono anche alcune chiese e su ordine della sovrintendenza i vigili del fuoco hanno provveduto al trasferimento nei magazzini della diocesi delle opere d'arte e degli oggetti sacri a rischio. Cinque giorni dopo il sisma il numero degli sfollati è sceso a 120 e il sindaco di Barberino ha cominciato a ridurre i confini della zona rossa. Posso dire che a cinque giorni dall'evento c'è un lavoro straordinario messo in campo da tutti gli enti coinvolti a partire dai comuni Barberino, comune di Scarperia in particolare sono quelli maggiormente coinvolti e che ancora hanno situazioni da gestire, ma un ringraziamento ovviamente va alla città metropolitana, ai vigili del fuoco, al genio civile, alla protezione civile regionale, insomma c'è veramente un grande impegno. In questo momento stiamo lavorando perché sono in corso le verifiche, quindi stiamo lavorando per consentire alle persone
di poter entrare nelle proprie abitazioni, ovviamente quelle che hanno le caratteristiche di sicurezza che lo possono permettere. Stiamo lavorando per cercare di ridurre gradualmente la zona rossa e soprattutto per far tornare alla normalità questi comuni così interessati e così insomma vessati da questa brutta esperienza. Chiaramente sono attività in corso, è passato ancora poco tempo e in particolare stiamo lavorando anche per offrire a chi non potrà rientrare nelle proprie abitazioni l'assistenza, l'accoglienza nelle strutture alberghiere o comunque in strutture alternative attraverso davvero un lavoro importante da parte degli uffici comunali che vorrei sentitamente ringraziare. 10 giorni dopo il terremoto del 9 dicembre, sono circa ancora 1 migliaio le persone che dormono fuori casa, 91 in albergo e 14 nei centri di accoglienza. Il sindaco di Barberino ha ridotto ulteriormente la zona rossa, riaprendo un passaggio pedonale per raggiungere case e negozi nel tratto antistante la Pieve di San Silvestro. Il presidente della Regione Rossi ha fatto il punto della situazione in consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto la dichiarazione di stato d'emergenza. Ci dicono che verrà accordata, abbiamo chiesto 6 milioni di euro per i primi soccorsi, per le spese relative al primo soccorso e poi chiediamo un modello di intervento che abbiamo già usato in Toscana come regione sulle alluvioni, che ci siano contributi fino a 25.000 euro per fare i primi interventi di messa in sicurezza. Le case che attualmente sono state dichiarate inagibili sono 146, di 146 41 sono però a un grado di inagibilità risolvibile con pochi interventi, quindi anche la zona rossa a Barberino si va restringendo. Nel corso della seduta del Consiglio, il Presidente Rossi ha avanzato 2 proposte per la messa in sicurezza del territorio a rischio sismico. La prima proposta è che a gennaio noi presenteremo un intervento regionale che sarà calibrato anche in rapporto alla disponibilità di risorse, che vada ad aiutare coloro che possono utilizzare la detrazione fiscale per fare interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza gli edifici contro il rischio sismico. Pensiamo ad una sorta di fondo di rotazione, che quindi consenta di anticipare la spesa e poi dopo recuperabile sulla detrazione fiscale e poi un contributo per chi è non capiente. La seconda proposta è di portata nazionale. Però ecco, non basta l'intervento della regione. Come tutti sanno, come si legge, vediamo che c'è la falda dell'Adriatico che sveglia ogni tanto questo vecchio dormiente che è l'Appennino, e quando tirava l'ultima scossa nel Mugello iniziava la prima a Avellino. E così ci sono state nelle Marche, così ci sono state nell'Abruzzo e così anche nel Lazio. Allora la mia proposta è che si chiami il Parlamento alle sue e il Governo alle sue responsabilità, per predisporre un piano di intervento di prevenzione che nell'arco di X tempo metta davvero in sicurezza tutti gli edifici pubblici e privati. 5 proposte di 5 consigli regionali possono imporsi al dibattito parlamentare. Io mi sono prefissato l'obiettivo che prima di concludere il nostro mandato queste 5 proposte lo approvi prima il Consiglio regionale e poi anche altri consigli che penso saranno disponibili. Durante il suo intervento in aula Rossi ha anche ringraziato tutti coloro che hanno collaborato nell'emergenza. Voglio ovviamente anch'io ringraziare tutta la Protezione Civile, volontari, dipendenti della Regione, dello Stato, particolarmente sindaci che fin da subito hanno individuato la necessità di costruire centri di raccolta in modo da dare alla popolazione uno sbocco di fronte al ripetersi anche del sisma, e mi pare che questo intervento sia molto apprezzato. Ancora una volta la Protezione Civile della Regione Toscana dimostra di essere a livelli veramente alti di funzionamento.